Cohen e Luigi Sanna. Full contact. Facciamo due round. Abbiamo visto che in prevalenza usano le gambe. Questo perché? Perché i giudici premiano con i cartellini, appunto, che andranno a sfidare chi usa di più le gambe, anche per il regolamento nel full contact è obbligatorio dare un certo numero di calci a round, calci portati al bersaglio. Anche nel full contact ogni attacco è mirato a mettere KO, mettere fuori combattimento l'avversario. Anche qui l'arbitro interviene soltanto se uno dei due ha commesso delle irregolarità. Primo round. Un applauso, a posto le sedie. Naturalmente nel combattimento vero hanno bisogno dei secondi, quindi di un assistente. Dopo questo incontro di full abbiamo ancora un'esibizione delle armi giapponesi. Secondo round. Ripeto, le tecniche di braccia sono prese dalla box, mentre le tecniche di gamba sono quelle del karate, del taekwondo. Esistono anche le spazzate, le proiezioni sono contemplate nei combattimenti di full contact e valgono punteggi. Ancora il full contact, grazie. Luigi Sanna e Massimo Ena.